Ma Roberto, ti chiedo questo, comincia la stagione, quanto influiscono già un po' queste due piccole tegole, piccole grandi, cioè Falletti e Avenatti che non ci sono, e quanto condizionano, a parte la partita di domani ovviamente, ma la marcia d'avvicinamento al campionato, rispetto anche alle prove che tu fin qui hai fatto anche dal punto di vista tattico? Beh, insomma, la cosa è il dispiacere prima di tutto per i ragazzi, perché quando, soprattutto quando si fa sport e un problema fisico ti condiziona e non puoi fare quello che hai sempre fatto, è chiaro che quello è il vero e grande dispiacere. Dopo di questo viene anche quello che possono essere difficoltà. Comunque, è chiaro che durante la stagione bisogna mettere in preventivo qualcosa di questo tipo, no? Di questo genere, partire già, o meglio, non essere ancora partiti, averli già, questo non aiuta dal punto di vista proprio del morale. Però, insomma, con Falletti penso adesso per un paio di mesi e di far conto di poterlo riavere in campo. Un peccato perché, insomma, abbiamo provato. E lui era chiaramente un serio candidato per occupare una posizione in campo di quel tipo, e invece questo ci deve far rivedere un po' le cose, però insomma andiamo avanti e cerchiamo di partire nel modo migliore, poi strada facendo torneranno chiaramente ancora utili. Completo la domanda, ecco, quindi andiamo avanti, significa, l'abbiamo capito da questi giorni, per adesso col 4-2-3-1, cercando interpreti diversi, oppure questo ti costringerà un po' a cambiare là No, davanti? ma direi che qualche opzione è bene anche averla, quindi da qui in avanti lavoreremo anche, oltre ad averlo già fatto, un po' per certi versi, lavoreremo anche con un modulo tattico diverso, perché come vi ho sempre detto è bene che i ragazzi conoscano e sviluppino anche durante la partita quelle che sono differenze tattiche, no? Quindi cercheremo di sfruttare al meglio, in virtù delle caratteristiche dei ragazzi che abbiamo a disposizione, anche moduli differenti da questi. In Germania, forse per esigenze anche di numero di giocatori, a un certo punto ho provato anche la difesa 3, potrebbe essere anche questa un'ulteriore Sì, opzione, non si esclude. quando dico quello che ho appena detto, è proprio anche questa un'opportunità. Invece il ragionamento su Avenatti si può fare già alla luce anche del fatto che probabilmente c'è un eventuale rientro, è un po' in là, insomma, in settembre. Faccio fatica onestamente, è chiaro che adesso ci saranno tutti i controlli possibili e immaginabili, è incredibile come in questi ultimi tempi si siano verificati a diverse latitudini, no? Problemi che hanno sintomi analoghi, insomma, no? Non so veramente come definire tutto questo, però è chiaro che il ragazzo deve cercare di essere il più positivo possibile. Credo che queste siano cose che proprio anche con la positività si riescono ad affievolire, a migliorare e a sparire possibilmente. È chiaro che poi quando si parla sulla pelle degli altri è sempre molto facile, o si è sempre, come dire, prodighi di consigli o di buone parole. Viverla sulla tua pelle non è così semplice, quindi lui è molto giovane e mi auguro che presto la cosa rientri, per il suo bene e per la sua salute soprattutto. Ovviamente c'è sempre il grande salvagente che è il mercato, naturalmente, ecco, a cui si spera che, insomma, di poter attingere anche per risolvere qualcuna di queste situazioni. Beh, abbiamo ancora da qui alla fine, no? Dal mercato tempo per fare ancora queste valutazioni e avere delle certezze un po' più certe, se mi concedete il gioco di parole, no? E in funzione di questo poi ne trarremo le conclusioni necessarie. Insomma, siamo all'11 di agosto, abbiamo 20 giorni di tempo e vediamo. Rispetto all'anno scorso, le due fotografie del Bologna l'anno scorso e di questa, l'11 di agosto, che paragoni? No, onestamente faccio fatica, non mi pongo il problema in questi termini, no? Fare paragoni, anche perché poi è bello che ogni
situazione, ogni momento abbia un po' la sua caratteristica, no? Quindi direi che abbiamo lavorato bene fino ad oggi, abbiamo portato avanti il programma che volevamo, abbiamo avuto anche in Germania delle indicazioni importanti, no? Perché insomma è stata una partita giocata sabato e poi la domenica che mi hanno dato degli spunti importanti. E dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare con la coscienza, la consapevolezza e la convinzione da parte dei ragazzi, da parte di tutto l'ambiente, che se si fanno le cose con una determinazione adeguata si possono veramente ci si può togliere delle soddisfazioni. Però è necessaria questa, ci deve essere veramente questa convinzione anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà, di interpretare sempre ogni singolo attimo, ogni singolo momento con grande determinazione. Questo è fondamentale, questa è una cosa che ci può veramente far fare un ulteriore salto di qualità, al di là di quelli che sono gli schemi, al di là di quelle che sono le situazioni tattiche, al di là di quelle che sono anche le capacità tecniche di ogni singolo giocatore. Bisogna che ci sia questa coscienza. Tu parli di vivere con intensità il singolo attimo, interpretarlo con intensità il singolo attimo, che è una delle tante variabili che tu usi da mesi per spungolare questo gruppo, no? Dal punto di vista delle motivazioni. Ma io ho negli occhi anche l'amichevole, banale se vuoi, ma non lo è mai perché è un pezzo di lavoro del ritiro con gli arabi. A me sembra quella squadra pur raffazzonata con tanti due o tre giocatori fuori ruolo perché non li avevi. Ecco, mi è sembrato che ancora spesso, cioè troppo spesso, questa squadra va in campo senza quell'intensità dell'attimo. Il primo tempo di quella partita mi è sembrato quello. No, secondo me non è così, cioè non è che non vada in campo con l'intensità necessaria, è che a volte l'eccessiva preoccupazione nel non riuscire a fare ciò che richiede interpretare quel ruolo condizioni un po', no? Allora questo fa a volte come dire, giocare o col freno a mano un po' tirato, no? Perché pensi magari a non subire invece di... noi dobbiamo avere la convinzione che se andiamo forte, andiamo decisi, andiamo convinti, possiamo anche permetterci qualche sbaglio in più. Perché poi questo riesce a rimediarlo proprio in virtù di questa foga agonistica che è fondamentale. E se riusciamo a acquisire questo, allora qualche errore individuale passa più in secondo piano, perché poi la squadra risulta più corta, più stretta, e quando sei in spazi meno ampi hai più possibilità di dare aiuto al tuo compagno e quindi di recuperare l'eventuale mancanza, no? Questo ci vuole, questa convinzione dobbiamo acquisire, questa è un passaggio non facile da raggiungere e da fare, però dobbiamo piano piano avvicinarci. Ogni metà agosto si dice che il prossimo campionato è sempre più difficile perché arrivare è sempre più difficile. Se è così, perché? O se non è così, perché? Ma è così perché credo che sia nello spirito umano quello di volere fare qualcosa di meglio di più, no? Quello di ambire a qualcosa di meglio. Nessuno pensa, in qualsiasi ambito, pensa di ripartire continuando con lo stesso standard, ma incrementarlo, no? Uno vuole avere più soddisfazioni, uno vuole guadagnare di più, uno vuole avere qualcosa di meglio, questo è lo spirito, questo è l'animo di ognuno, no? Di noi, in qualsiasi ambito si lavori, no? Quindi tutti quanti vogliono vincere, tutti quanti pensano di fare qualcosa di meglio, un po' perché hanno paura di rischiare di dover fare qualcosa di meno rispetto a quello che è stato, un po' perché tutti si aspettano che ci si dica queste cose, però c'è solo una certezza, che è quella che passa attraverso il lavoro. Il lavoro è la voglia di imparare, la voglia di crescere, la voglia di non fermarsi mai e quindi di studiare sempre. Questo vale per il sottoscritto in primis e poi di conseguenza a cascata per tutti gli altri, perché se tu sai trasmettere qualcosa di nuovo
Allora ci sta che gli altri ti possono dare qualcosa di diverso. Se, come ho detto spesso, se pensi di cambiare le cose facendo sempre le stesse cose, come puoi pensare di cambiare? No? L'ultima volta te l'ha chiesto lui e sei scappato col sorriso. Ti chiedo, Palacio o simil Palacio, qualcosa deve arrivare là davanti? Vediamo, vediamo, io mi auguro di sì. Non, questo è un possibile obiettivo, no? Quello di riuscire a trovare giocatori, prima di tutto, che abbiano delle motivazioni importanti. Questo è fondamentale. Qui servono giocatori che siano giovani o meno giovani, ma che abbiano delle motivazioni importanti. In questo come dire, sono particolarmente amareggiato e dispiaciuto per Falletti e per Avenatti, perché sono ragazzi giovani che hanno questo spirito, che hanno questo desiderio, che hanno questa volontà. Quindi chi semmai arriverà qui deve avere questo. Come, se vi ricordate bene, all'inizio del ritiro ho detto, io voglio gente qui che abbia il sorriso sulla bocca, ma un sorriso che non è disegnato, ma che è solo la consapevolezza di misurarsi e di voler primeggiare, di voler essere meglio degli altri, di voler raggiungere obiettivi. Se c'è questo spirito, allora anche per me diventa più facile dover gestire un gruppo che magari è in sovrannumero. Se invece, oltre a essere magari un numero eccessivo, però vedi anche facce imbronciate, poco soddisfatte, che allora diventa tutto più complicato. C'è però un attaccante un po' in polveroncio che fa male. È il sogno di tutti. A volte ci si dice, no, dobbiamo trovare un attaccante da doppia cifra. Trovami qualche squadra in Serie A, in Serie B, in Serie C che non abbia questo desiderio qui. È chiaro, ma per far sì che questo accada servono quei presupposti. Fame, voglia, gusto di misurarsi, di voler far vedere le tue capacità. Riguardo Palacio si discuteva, si scriveva sul fatto che la società magari vuole più, no, orientati più verso il verde, i giovani, invece piuttosto che giocatori dell'età di Palacio, ma il valore aggiunto di Palacio, al di là della tecnica, può essere anche l'esperienza e anche l'esempio verso gli altri, cioè esiste questo valore anche fra chi magari è un po' sopra, no? Assolutamente sì, se poi questo tipo di concetto viene da uno che ha vinto e che ha ottenuto nella sua carriera risultati importanti, ha doppiamente valore, no? Non ci servono, come dire, le cariatidi, non ci servono i nomi solo da sventolare così o da fare scena, ci servono nomi importanti, benissimo, ma soprattutto ci servono professionisti e questo è fondamentale. Senti, riguardo alla partita, quella in Germania, no? La prima, quella contro l'Hoffenheim, il Bologna si è ritrovato di fronte a alcune situazioni che già erano capitate, no? L'infortunio è un po' particolare perché magari... quella è stata sicuramente la prima situazione, esatto, che è già capitata, dove l'arbitro doveva espellere. Se fosse stata applicata la VAR come abbiamo visto ora, quello un giocatore probabilmente andava espulso. E quindi dopo aver fatto un quarto d'ora, 20 minuti, perché Falletti è uscito dopo 20 minuti... Al nono. Dopo penso 10 un po'. Minuti. No, l'espulsione poi... al 30 di Teorosidis al 30esimo, ma nei primi 10 minuti, nei primi 20 minuti abbiamo avuto due occasioni da gol clamorose, no? Fino a subire il gol su punizione, sul calcio piazzato, e ti trovi magari dopo aver avuto due occasioni importanti anche con un giocatore tu di vantaggio, chiaro che la cosa cambia. Noi lì poi ci siamo un po' complicati la vita, abbiamo subito una squadra che sta bene, una squadra che è preparata, una squadra che ha un tasso tecnico buono, ottimo direi, e nel secondo tempo abbiamo dimostrato di tenere bene in 10 anche dal punto di vista fisico e avendo ancora anche nel secondo tempo 2 o 3 opportunità importanti, no? E questi sono gli spunti che a me servono, perché poi parlare delle cose negative si va in fretta. È chiaro che noi non dobbiamo correre i rischi di trovarci in inferiorità numerica per delle sciocchezze, questo non deve succedere. Assolutamente succedere, no? Sì, ma ti chiedevo
come hai visto la reazione della squadra rispetto a questi due eventi? Perché poi il primo su Faletti, no, cioè il secondo anche... L'ho vista soprattutto il giorno dopo, perché quando poi il giorno dopo abbiamo fatto la partita di nuovo al loro centro sportivo, ho visto una squadra che aveva le idee chiare, che voleva restituire pan per focaccia nel momento in cui ci fossero stati i presupposti per... quindi abbiamo interpretato bene ed è stato un ottimo allenamento che mi è piaciuto molto. Tu dici sul campo, però è quella la reazione, sul campo, cioè lì per lì, insomma, ci può anche stare di nervosismo. Non è facile, spesso e volentieri si dice non devi farlo, però poi quando ti trovi lì per lì sono attimi, sono frazioni. È chiaro che chi riesce a gestire meglio quegli attimi è chi poi ne trae maggior beneficio, e noi dobbiamo anche imparare da questi insegnamenti, insomma. Ti volevo chiedere, è sempre calcio d'agosto, ma di questo parliamo in queste settimane, quindi bisogna tornare su queste cose. Qualche gol di troppo preso nella fase difensiva in queste partite, ti sorprende, oppure col fatto che metti dentro due giocatori nuovi l'avevi messo in preventivo? No, dire che lo metto in preventivo è difficile, però è chiaro che questi sono due ragazzi nuovi che hanno bisogno di affiatarsi, di capire certe cose, di conoscere e di saper valutare anche le situazioni in funzione di quelli che sono poi il resto di quello che, in funzione di quello che è poi il resto della squadra, no? Perché poi quando tu le vivi le cose, le circostanze, poi riesci a gestirle meglio. Sai, poi Gonzales è arrivato e ha avuto veramente un'annata bella impegnativa, bella tosta, no? Da quella passata, poi il torneo che hanno fatto che gli ha permesso di stare con noi solo praticamente per una settimana. Quindi piano piano arriveranno, insomma, e sono convinto che per noi possono essere delle certezze. Ma sono già pronti per giocare insieme o serve il tutore che noi abbiamo? Ma sai, diventi pronto nella misura in cui magari, come dire, concedi anche qualcosa, no? Perché poi è come mi succedeva o succede sempre, no? Ma insomma, i giocatori devono farsi una certa esperienza. Se uno vuole essere un giocatore nazionale, non è facile diventare un giocatore nazionale così, cioè ci vuole, vabbè, ma se uno non gioca mai in nazionale, come fa a farsi l'esperienza? Se uno non gioca mai contro certi avversari, come può capire quali possono essere certe difficoltà, no? E questo va anche a discapito di qualcosa, indiscutibilmente, però la crescita passa attraverso questo, e quindi più tempo hanno per giocare insieme, per stare insieme, per conoscersi e per capirsi, e maggiori saranno poi i benefici. Ma no, ecco, in tutto questo... Perché non è proprio una passeggiata di salute, insomma. Quindi è il primo test di fronte al nostro pubblico, con il terreno di gioco nuovo, rifatto, mi auguro che sia in condizioni ottimali. No, non l'abbiamo ancora mai visto se non in fotografia, e quindi domani sera lo vedremo, lo tasteremo, e è chiaro che ci teniamo a cominciare col piede giusto, no? Abbiamo fatto questa partita amichevole con la primavera, che è stato un allenamento utile, e adesso si comincia veramente a far sul serio, quindi vogliamo cominciare nella maniera più adeguata. Ogni tanto vediamo in conferenza stampa dove il collega, non so, apparenti Allegri, uno di quelli che dice: ma domani gioca Lichtsteiner, dice no, domani Lichtsteiner non gioca, gioca Dani Alves, e poi sulla sinistra ho visto bene Tizio, e gioca Tizio, l'altro sta in panchina. Quando sono andato dalla Juve vi dirò anch'io così. Ah, ok, quindi dice stile Juve, è una cosa che qua ancora... Ci puoi dire qualcosa? No, se hai scelto magari i due davanti alla difesa, no, se hai ancora un po' di dubbi, cosa? No. Abbiamo veramente tante alternative. È chiaro che giocare con questo modulo comporta anche lì, come dicevamo adesso, per i due centrali di difesa, l'abitudine a giocare a fianco a uno piuttosto che a un altro. Però sia con i difensori centrali sia con i centrocampisti centrali abbiamo veramente un buon parterre, e quindi qui per me la cosa che preme molto di capire in fretta è sapere lo spirito di competitività che c'è tra di loro, perché
questo è quello che poi ci farà fare veramente un balzo in avanti. Io voglio che lì sappiano, perché ne hanno la certezza, che il posto non è garantito a nessuno e passa solo attraverso quello che mi trasmettono durante la settimana. Quindi abbiamo a centrocampo Poli, che può essere duttile anche in un ruolo diverso, abbiamo i Don Sa, abbiamo i Crisri, abbiamo i Pulgar insieme a Nagy, quindi abbiamo veramente tanti giocatori, così come dietro abbiamo diversi centrali, no? Tra Castaldello, Maietta, De Maio, Lander, lo stesso Torosidi, che si può fare benissimo anche lui il ruolo di centrale, come ha fatto anche nel passato. Quindi questo voglio che loro abbiano bene in mente. È chiaro che inizialmente magari qualcuno ha, come dire, un privilegio rispetto a un altro, per un motivo o per l'altro, no? Perché magari sei nuovo, quindi devi essere visto con più continuità, però poi alla fine il campo parlerà e deciderà. Ok? Bene, posso fare una domanda? Sì. Sì. Sono qua dietro. Stavolta la c'è. Ma Krejci, Di Francesco e Verdi non possono giocare insieme al 4-2-3-1, perché per adesso, quando è mancato Falletti, hai sempre utilizzato una soluzione più ibrida, diciamo così. Come li metteresti tu? Magari hai provato anche l'anno scorso, mi sembra, Verdi trequartista, Krejci a sinistra, Di Francesco a destra. Verdi non può fare il trequartista? No, ma tutti possono fare tutto al momento in cui sono convinti di poterlo fare, cioè, così se vogliamo muovere delle pedine sul campo puoi mettere anche Lander a sinistra o Gastaldello a destra, no? Poi dopo loro lo fanno, però vuol dire non sfruttarlo al meglio, no? E se per sfruttare non al meglio uno vuol dire mettere in difficoltà quell'altro, credo che non sia la cosa più intelligente, no? Quindi sono tutte possibilità, nessuno esclude nulla. Però cerco di sfruttarli per quello che possono esprimere al meglio, insomma, no? Questo è il mio ragionamento. Poi se uno domani viene e dice ma mi piace l'idea di giocare lì come trequartista, io benissimo, proviamo, vediamo che risposte mi dai, sono ben felice.